notti ne ho viste di quelle come te. Spie. Anzi, infami. Senti, io voglio essere chiaro. Se qualcuno canta che non ti conosco, se ci beccano rischiamo fino a 10 anni di carcere. Mi metta alla prova. Hai visto l'ora, sì? Mario, guardami in faccia quando ti parlo. Dove sei stato tutte queste notti? Eh? Dove sei stato? Non parli? Parla. Parla che è meglio per te. Non devi farmi stare in pensiero, hai capito? Quando tu non ci sei, io mi sento così sola. La mia testa fa strani pensieri. Hai capito, Mario? Devi stare attento, hai capito? Scusi. Gli occhi aperti quando vieni qui. Mi scusi, non succederà più, promesso. Guarda che qua rischiamo tutti, pure tu. Se qualcuno scopre quello che succede dietro quella porta, sono cazzi. Al primo passafalso siamo fottuti, quindi vedi di non scordarlo. Ecco, andiamo, va. Sì, ho fatto come mi avete detto. Avevo ragione. Mario ha solo collaborato. L'indirizzo? L'ho segnato. Ora controllo. Allora, dovete andare in Via dei Miracoli 33. Ripeto, Via dei Miracoli 33. Ora. Andate proprio ora. Ancora con quella roba, ma? È colpa tua. Mi lasci sempre da sola, mi racconti bugie. E poi, comunque, non faccio niente di illegale, io. Dove vai? Ma che vuoi da me? Venire d'amor sorriso amore.
Volevo la verità, ma oramai ho risolto. Con chi parlavi al telefono? Sai, Mario, ci sono due modi per conoscere la verità. O la chiedi, o la cerchi. Il nario di mesil me plaît.